Buongiorno, sto preparando la colazione ad Andrea, volevo fare un mega frullatone, che abbiamo un sacco di frutta che sta andando a male, sostanzialmente le banane sono diventate bruttine, nel senso che sono ancora buone perché non sono molicce, però si stanno rovinando, quindi voglio farle fuori e non sapevo cos'altro aggiungere perché ho le pesche, che altra frutta abbiamo? Pesca, una mella. Pere e l'anguria, che è diventata ancora più brutta perché ieri sera di nascosto, quando sono tornata a casa, ho rubato un altro pezzettino qua. Una fetta di melone, la pesca, banana, acqua e poi metto questo miele, quello della montagna che è troppo buono. Speriamo che venga bene. Solitamente è lui a farle. Vediamo se piace ad Andrea. Wow! Assaggia. C'è dentro la banana, melone, pesca e miele. Il profumo è buonissimo. Buono. Brava, è abbondato col miele. Bravissimo. Uh-huh. Perché lo so che al mio nini piace il frullato dolce. Se mi impazzisce per la frutta. Sai cosa mi piace? Perché la banana trovo che sia la base perfetta per tutti i frullati. È essenziale, perché la banana è quello che gli dà la consistenza sì. Un po' più densa. Può assaggiare? Vediamo. Però devo farti un appunto, tesoro mio. È buonissimo. Nella presentazione ci voleva il bicchiere di Starbucks. Sì, Guardati. Guardati. La presentazione. La presentazione non va bene. È una cannuccia. Avrebbe voluto il bicchiere, quello giusto. Andrea è qui che sta giocando. Bio? Shock. Bye. Oddio. Bye, almeno bio o bio? Non l'avevo mai sentito, questo gioco è nuovo. Ma va là, te l'ho detto ieri. È un nuovo acquisto? No, era in offerta con i saldi estivi sul PlayStation Network. Cioè, PlayStation... Io devo avere la PlayStation 4 perché... PlayStation Network è fantastico. È diventata la sua ossessione, sì. La PlayStation 4? Devo averla, assolutamente. No. Stamattina questa piccolina, non si sa perché, ma era tutta eccitata, era tutta felice, tutta contenta. Bello? Continuava a scodinzolare, vero? È salita sul tapirulan della mamma, vero? Ha fatto un sacco di cinema per mamma e papà stamattina alla tupina. Poi a un certo punto, vedendola così eccitata, ed è una cosa strana per Olivia, perché Olivia è sempre una dormigliona, noiosona, no? E lui vedendola così eccitata, gli è venuta ancora più voglia di giocare. Hanno giocato un pochino, poi a un certo punto si è rotta, voleva rimettersi a dormire. E ha reagito malissimo e da lì non si sono praticamente più, vedete che lui gli sta ben lontano, non si avvicina. Cosa ti ha fatto la topolina? Si fa il bidet davanti alla telecamera. Non si fa il bidet davanti alla telecamera. Quindi adesso sei miei qui che non sa con chi giocare, se non con mamma e papà. Tira scemo mamma e papà, mi tira scemi. E lei lì che dorme, ovviamente. Tapina, è stato bellissimo vederti così eccitata. È stato proprio bello, è stato bellissimo. Si sta avvicinando il compleanno di Olivia. Praticamente mancano 4 giorni. Oggi è sabato, domenica, lunedì, martedì. Martedì è il compleanno di Olivia. E fa 4 anni. Oddio, sei svegliata. Si è tirata su. No, si sta rimettendo a dormire. Era uno scherzo. Sei lì nascosta. Sei lì. Lo guarda malissimo. Lo tiene d'occhio. Ehi! Ma no, povero Sammy! Allora, oggi un po' di bresaola, formaggio di capra. Questa cosa, tra l'altro, è una fontina di capra buonissima. Poi un caprino. Il tutto faccio condimento. Pepe, olio e sale e momagna. Tutto questo gentilmente offerto dalla mamma che ha smontato il frigorifero
Mi ha mandato un sacco di cose sfiziosissime, vero Topo? Vero? Vero? Mamma mia, no, no, no. Giù che devo mangiare, giù che devo mangiare. Giù, 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 giù. Menù dei topolini che hanno tanta fame. Per l'occasione addirittura si è svegliata anche Olivia. Tesoro? Oh sì, sì. Vero? Mamma mia. Allora, menù dei topolini, ritorniamo a noi. Questa scatoletta fantastica che ha aringa del mare del nord e pollo con riso naturale e olio di salmone. Tutto naturalmente bio. Cioè, quando la apri ha un profumo incredibile. Adesso vi faccio vedere. Allora, topolini, sentite un po', vi piace? Vi piace, amori? Vi piace? Sì, 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 adesso ve la metto nelle ciotole. Allora. Olivia, mangia piano, amore. Mangia piano. Olivia, piano. Tesoro. Niente da fare. A proposito di brutte notizie, visto che ieri abbiamo avuto la pessima notizia che Norina può essere che non possa più mangiare pesce, che è una pessima notizia, veramente. Purtroppo l'altro giorno, vi ricordate il piccolino di merlo che c'era nel mio cortile? Ecco, insomma, un gatto ha fatto irruzione e l'ha ucciso. È stato tremendo, mi sono incazzato come una bestia, perché poi i gatti non dovrebbero entrare, o meglio, non dovrebbero essere nel nostro quartiere perché sono tutti gatti domestici, non ci sono gatti randagi. Quindi qua la macchina, amore, quindi non doveva neanche esserci il gatto nel nostro cortile. Ha ucciso il povero merlino, ci sono rimasto veramente malissimo. Noi eravamo a casa quella sera e... È successo la sera di un temporale. Sì, c'era un temporale pazzesco. Però il problema lì è che c'è un portone e c'è il cancello. E il cancello rimane sempre chiuso, il portone invece tante volte gli altri, i nostri vicini, lo lasciano aperto. E oltre a entrare i ladri, perché è già capitato con la sala di Andrea, già, che la rubassero con la sua bicicletta, entrano quindi anche i gatti. E lui era lì, quindi... Era piccolissimo. C'è un sacco di vento. Però è una cosa positiva. Sì, dai, vabbè, magari il bagno non gliene frega niente di fare il bagno, ma vuole prendere il sole positiva, perché così riesce a stare al sole tranquillamente senza soffrire. Io appunto di leggere almeno 60 pagine. Almeno, dai, 60 pagine del mio libro devo riuscire. Staremo 5 ore. Eccole lì. Banco di nuvole pazzesco. Speriamo. Speriamo di no. Non abbiamo ancora fatto il bagno. Nessuno di due ha avuto il coraggio di fare il bagno. Perché c'è quest'aria fresca, però al sole si sta molto bene. Sì, manca anche se non è... Si sta così bene, sì, che abbiamo fatto le penniche. Esatto. Si può dire che praticamente siamo venuti per niente, perché il bagno non lo stiamo facendo, esatto, e al sole non ci stiamo. Sì, praticamente non ci stiamo. Però è troppo rilassante l'ombra. Non ci piace. Così. Tanto stiamo occupando in due. Un'unica sdraio, perché... Allora, la mia sdraio è lì, è lì al sole, e io sto continuando a rimandare i momenti di andare. Il mio mignolo, fai vedere il mio mignolo. Ma il tuo mignolo va benissimo, non ha niente. È un mignolino, è infortunello, è un mignolino infortunato. Adesso sai cosa faccio? Vado lì al bar, vado a prendermi qualche schifezza. No. Ci prendiamo una pizzetta, sai, le classiche cose che vendono in piscina, le pizzette unte. Unte bisunte. Un panino fritto. Una birra, una coca, tutto prendo. Quante pagine ha letto il mio amore? Pochissime. Pochissimissime. Quante pagine? Mezza. Ma quando è che hai preso il libro in mano tu? Amore, devi dire a Mimmi. Mimmi, devi dire la verità. Stai facendo i contorsionismi per riuscire a tenere la telecamera. E coi piedi e con le gambe. E con le gambe. Cioè, è bello così. Siamo intrecciati. Secondo me non è riesco. Bello così. Secondo me dobbiamo chiamare i pompieri poi alla fine. Guardate che bel nasone. Che scemo che sei. Ora hai delle occhiaie pazzesche. Sì, cioè, ho fatto le penniche, adesso sono con... Ti devo rimettere un po' di correttore. Il correttore. Ah, io uso solo quello della MAC. Sì? Ah, ormai ho imparato che quello è il migliore.
No, grazie. 3 euro? 3 euro. Ci mettiamo a prendere il caffè qua sotto. Sto facendo di tutto tranne che stare al sole e fare i bagni. Guarda che brutto, poverino. Che cosa? Non vedo. Sono gli occhiali da vista. Tantissima si è rovinata. Però tanta invece sta prendendo il colore giusto. Vedi? Guarda, l'ultima volta era tutta chiarissima, io pensavo fosse quella bianca, invece è la rossa che stava maturando. Però si è rovinata con le grandinate. Siediti. Poi se ne sono andati quasi tutti. Se ne sono andati via tutti. Siamo rimasti solo noi e là una signora. E dei bimbi. E dei bimbi che ci sono, ma solo perché sono i figli della bagnina. Però di clienti siamo gli unici, a parte una signora. Gli sta benissimo. Questa è forse l'ora migliore quando si va in piscina, perché... soffri ancora di meno il sole, ah, no? Sì, sì, quando... Vero? Questo è il momento migliore. È assurdo, guarda, sono al sole. Con il libro. Infatti, Andrea non riesce mai a stare al sole, però quando arrivano le 6:30, 7, si sta troppo bene. E quelle nuvole bastarde, vedete che ci sono ancora, però fortunatamente sono rimaste lì. Quel banco di nuvole è rimasto fermo e non ci sono state... C'è stata solo qualche nuvola così di passaggio, ma niente, era bello. Ci sono solo tante zanzare, sì, che troppo. Ci stanno devastando le gambe, i piedi. Guarda, cioè sulle braccia stanno, niente. Si stanno alzando tutte adesso. Sì. E allora? Le gambe, i piedi. Ciao, Topolina! Topolina! Dormivano i topolini, dormiglioni! Cosa fa Olivia con Teddy? Povero Teddy! Povero Teddy, se solo potesse parlare! Vediamo un po' quelle cucce lì. Qualcosa mi dice che questa cuccia è caldissima. Vediamo un po'. Oh, sì, sì, sì! Cominciamo ad attrezzare per la cena. Allora, innanzitutto, candela alla citronella. Siamo venuti qua per fare una cenetta sulla terrazza. E ve la faccio vedere perché è troppo bella quella terrazza lì. Abbiamo messo, anzi lo faccio vedere adesso. Abbiamo messo la candela e la citronella. Sì. Questa candela qua, così le zanzare ci lasciano in pace. Questo terrazzo è bellissimo. Generalmente ci sono meno zanzare che da noi. Questo terrazzo è bellissimo perché ha tutti questi fiori, tutto questo verde, si vedono tutti i tetti, lì c'è il Duomo di Lodi. È molto carino, mi piace tantissimo questa terrazza. E quindi siamo venuti a fare una cenetta romantica. Visto che dobbiamo venire qua a innaffiare tutte le piante, i fiori, perché siamo in vacanza e quindi lo facciamo noi, abbiamo deciso di fermarci e cenare, che tra l'altro era una cosa che facevamo, non so se ti ricordi, era una cosa che facevamo tantissimo all'inizio, proprio i primi mesi di quando stavamo insieme. È vero. Specialmente mi ricordo la notte di San Lorenzo. È vero. Ad agosto. Mi ricordo come se fosse ieri, che c'erano qua, c'erano le sdraio, non c'era questo tavolo. E sì, comunque ci siamo fermati qua a mangiare. Sì. Ti ricordi? Sì. Abbiamo provato fuori il tavolo da dentro. Beh. Esatto. Andrew! Andrea! Eccolo! Affacciati alla finestra, amore. Ci stanno il vino rosso. Ci stanno sentendo tutti! Gli altri sentono, ci sono tutte le finestre qua, anche sotto, sì, anche sotto sentono. Vino rosso. Allora mi devo sedere. Sì. Porti sì, tutto tu. Deve sedersi, signorina. Tra l'altro siamo talmente pazzi che Andrea si è messo... Allora, siamo tornati a casa dalla piscina, ci siamo fatti la doccia, profumati. Io ho deciso di truccarmi, ma cioè stiamo qua, non andiamo da nessun'altra parte, però vorremmo fare una cosa romantica, carina. E Andrea si è messo la camicia bianca, io mi sono messa questa magliettina così col pizzo nero e è bello qua, mi piace tutta questa vista, silenzio, manca solo un po' di musica, sarebbe perfetto. Mancano tutte le candele che abbiamo portato da casa. Adesso le porto. Wow, questo serve per tenerlo freddo. Sì, perché era troppo caldo. Il mio chef conosce tutti i trucchetti. Lui, il vino rosso non va bevuto freddo di frigo, però questo era veramente troppo caldo, meno 18 gradi dobbiamo portarlo.
Montrer, guarda, come al solito ho fatto tutto pronto per te. Grazie, Mona. Tieni, piccolina. Per te questo è altro, sai che camminerai sui carboni ardenti. Andrea sta facendo il cretino, sta facendo apposta perché oggi lì in piscina fuori c'è un bar, una specie di bar, un ristorantino bar. E ho incontrato una ragazza che conoscevo ai tempi del liceo, ma conoscevo quasi di vista, cioè non eravamo amiche, non eravamo neanche compagni di classe e non ci calcolavamo proprio e ci stavamo anche un po' sulle scatole, cioè c'era questa tacita antipatia reciproca, no? Ed è impazzita, non so perché, cioè mi ha vista, ah ma ciao, ma che bello vederti, e io ero lì, cosa? Cos'è successo in tutti questi anni? Hai preso un colpo alla testa? Ma che bella che sei! Lei mi faceva i complimenti, no? E non lo so, è una cosa che succede, non so se succede anche a voi, ma sono sicura di sì. Anche magari tra parenti, che magari vedi una volta ogni 6 mesi, e di cui quindi, cioè, non te ne frega granché perché altrimenti li vedresti tutti i giorni. Oppure no, non lo so, succede anche agli eventi. Sono un po' quelle persone ipocrite che si comportano in questo modo quando ti vedono, ma in realtà non gliene frega niente di te e alle spalle ti lavano il fondo schiena. Cioè nel senso che poi sono persone di cui ti parlano dietro, lì davanti dei sono carine. Norma, è proprio la norma, ma non solo tra persone che fanno video, proprio anche nella vita reale, no? Anche tra i parenti è una cosa che succede spessissimo. È una cosa che mi dà troppo fastidio, cioè mi dà fastidio e non sento di dovermi comportare così. Forse nessuno, sei mica obbligata, voglio perché dire. Lo ritengo estremamente sbagliato, cioè preferisco che l'altra persona pensi che io sia antipatica o snob, ma non cadere a quel livello di ipocrisia, no? Essere sincera con me stessa, perché se non ti conosco, non me ne frega niente di te, non ho mai avuto un buon rapporto con te, perché devo venire a lavartelo? Scusate, sono solo ipocrita. Topolino, devi fare il bravo. Simi deve fare il bravo, che non è a casa sua. Continua ad andare su tutti i vasi, cerca di strappare le foglie e di far la pipì. Vero? Sì. Quando eravamo a Senigallia al festival, li abbiamo lasciati qua con la mamma di Andrea e lei ci diceva che lui faceva di quei disastri, di quei casini pazzeschi. Però mi piacerebbe tantissimo avere una terrazza così, avere una casa con una terrazza. Ma io mangerei qua, pipistrelli. Oh mio Dio! Sono passato a 10 centimetri dalla faccia. Però mi piace veramente tanto avere una terrazza così, per fare tutte le cene, come sì. Stasera con le candele, o anche per dormirci la notte. Ah, io lo faccio. L'estate. È bello! Lo facevo io, prendo, quando c'era troppo caldo, non avevamo ancora l'impianto dell'aria condizionata, prendevo la tenda, l'allestivo qua fuori. Proprio la tenda! Con il materassino dentro, io mi mettevo dentro. Ah, perché così quando sorgeva il sole tu avevi il buio. Esatto. Poi dopo dovevo comunque smontarla e rientrare perché quando incominciava a pestare il sole diventava. Non riuscivi forno, a stare qua. Però sì, sarebbe bello, anche per mettere delle sdraio, prendere il sole. Fare le cene, dormire, guardare le stelle cadenti, passare qua la serata, il tramonto. Sì? Cosa guardiamo? Adesso la televisione la guardiamo in tre, non più sì, in due. Sì. Io, Tiofone e... Bastardo, il problema con lui è che non sono più riuscito a guardare dei documentari animalistici, no? Possibile guardare qualsiasi cosa dove... Dove c'è un cane, dove c'è un orso, dove c'è un cavallo, dove c'è un anche i cavalli li odia. Non abbiamo capito bene perché a me i cavalli li detesta. Vabbè, qualcosa guarderemo. Comunque guarderemo qualcosina, qualche film. Mi sono messa lo smalto, dopo tantissimi giorni che non avevo sullo smalto, finalmente in occasione della cenetta romantica di stasera, me lo sono messa prima di andare a casa. E era un bel po' di giorni infatti che non lo mettevo perché... Mi sono messa a pulire la casa questa settimana, avevo le unghie lunghissime come non mai e siccome pulisco come una pazza, me ne sono tipo su 10 unghie, 6 si sono rotte e quindi sono spezzate e quindi le ho dovute tagliare tutte quante. È una teppista. Non riesco più a vedermi senza lo smalto sulle unghie, è pazzesco.
Cioè, le unghie naturali mi sembrano strane, mi sembrano brutte, mi sembrano le mani bruttissime. Devo sempre avere sullo sbalto. Cosa facciamo? Facciamo i bravi? Madonna, sai che io sto continuando a sbadigliare? C'è un sonno, mi è venuto un sonno di sole. Ho ancora tolto le orecchine. Brava. Anch'io sono, e devo anche struccare. Sammy, vai giù dalla mamma, forza. Stamattina è successo. Si può che sia successo stamattina, che ieri sera sono andata a letto truccata. Veramente? Ieri sono andata a dormire proprio truccata, non ce la facevo, avevo troppo sonno. E stamattina quando mi sono svegliata non mi ricordavo più. Cioè non mi ricordavo di non essermi struccata la sera precedente. Quindi quando sono svegliata, sono andata in bagno, sono stata davanti allo specchio, ho fatto così. Perché ieri avevo questa linea di eyeliner e la matita nera all'interno dell'occhio. E quindi era impiastricciato, sì, era diventata una cosa schifosissima in faccia. Avevo nero ovunque, non mi aspettavo di vedermi così, no? Di prima mattina allo specchio, proprio ho cacciato un urlo. Oh, terribile. Adesso ti strucco io. Adesso mi devo assolutamente struccare. Quindi vado a struccarmi. C'è la guerra. Ci mettiamo a guardare un film. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Sono le 12:30. È vero che il vlog l'abbiamo già finito, ma volevo farvi vedere spaghettata aglio, olio e peperoncino con l'aggiunta di acciughe. Due etti di pasta tutti per me. Che fame, ho avuto un attacco di fame tremendo, quindi buonanotte.